Rieccoci ancora con lo sport piemontese, lo sport di Piemonte Più. Si va nel sud del Piemonte, si va nelle Langhe per scoprire un'associazione, un evento, un mondo che da tanti anni raccoglie appassionati, raccoglie fascino. Soprattutto andiamo nei motori, andiamo nei rally. Abbiamo il primo ospite della nostra giornata a base di motori e sport. Do il benvenuto allora a Matteo Manassero di Passione Grazie, Volante. grazie, buongiorno a tutti, buongiorno agli appassionati e non di motori, siamo qui per i rally. Sì, diciamo che di passione parleremo molto, è un po' forse un cliché, ma è così, quando si parla di motori sappiamo, dico bene, la passione che muove chi pratica, Certo, chi certo. organizza, perché oggi siamo sull'organizzazione, Noi siamo diciamo. un'associazione che organizziamo manifestazioni, dietro tutto il mondo c'è una grandissima passione, c'è in tutti, da chi corre, a chi partecipa, a chi va semplicemente come appassionato a vedere gli altri che corrono. Ma tu fai anche il Purtroppo pilota no, in qualche. perché lo sport è molto costoso e non posso, diciamo, permettermelo, non avendo grosse possibilità economiche, mi diletto così nell'organizzazione con un gruppo di amici. Parliamo allora di Passione Volante, che è poi la vostra La nostra associazione. associazione è un'associazione abbastanza giovane, è nata 3 anni fa circa ad Alba, siamo un gruppo giovane, io ad esempio 27 anni, e organizziamo piccole manifestazioni per il momento, facciamo esibizioni per auto da gara, raduni di auto sportive, storiche, moderne, e il 23 febbraio abbiamo deciso così di dilettarci in questa organizzazione in collaborazione con una importante cantina di Barolo. E con questo evento che raccoglie tutti gli organizzatori del Piemonte. Allora mi ha tolto le parole di bocca, in effetti volevo chiedergli che cosa succederà il 23 febbraio e un po' diciamo il tema clou della nostra intervista odierna, perché ci sarà questo meeting, noi vogliamo mettere lo sport spesso, come avrete notato, sul piano sociale, dunque ci faceva piacere presentare un evento di ritrovo proprio per tutti gli appassionati di motori. Qui abbiamo il sito Il nostro internet sito di internet, Passione esatto. Volante, Associazione Sportiva Dilettantistica Sport, eccolo, lo stiamo visualizzando, e Racing Car Events. Se si clicca su Enter appare proprio l'appuntamento di Barolo, quindi una delle Esatto, capitali delle Langhe, e 23 febbraio dicevamo Langhe Rally Meeting. Io direi teniamo leggermente in sospeso esatto. il Ok. discorso del 23 febbraio, perché visto che la puntata di oggi è anche un po' dedicata a uno degli eventi clou del motorismo diciamo del 2013 motoristico piemontese, ovvero sia Automoto Retro dal Lingotto di Torino, e direi come promesso andiamo a vedere qualche immagine di quanto è accaduto in questi giorni, qualche intervista, magari avremo anche un po' qualche opinione a caldo, perché io so che voi Certo, siete siamo stati stati come ospiti, ad diciamo. Automoto Retro, dopodiché torneremo nel Basso Piemonte, nelle Langhe, per parlare del Langhe Rally Meeting. Allora, con le immagini di Rete 7, il punto della situazione su Automoto Retro. Troviamo di fronte a un veicolo molto interessante che correrà nel campionato 2013 proprio sotto energie alternative. È una vettura ibrida dove è composta da un motore anteriore endotermico da 130 cavalli alimentato a GPL, quindi nel pieno rispetto delle emissioni e delle emissioni soprattutto di CO2. E propulsa anche da due motori elettrici che sono alloggiati nelle ruote posteriori. Il pilota ha un pulsante sul volante e può chiedere l'integrazione dell'energia elettrica a quella del motore endotermico, quindi lo usa come un KERS, come il KERS della Formula 1. Questo sistema permette di recuperare l'energia cinetica attraverso i motori elettrici delle ruote posteriori e quindi ritrasformare l'energia meccanica all'accelerazione successiva dopo una frenata.
Questa macchina è molto interessante perché come energia alternativa pone anche l'Italia ai vertici mondiali del motorsport, in quanto appunto questa tecnologia è l'ultima possibile, l'ultima frontiera, ed è molto innovativa dal punto di vista sia prestazionale che di emissioni. Quindi anche la Federazione Internazionale è molto interessata allo sviluppo di questa tipologia di vetture. Monte Carlo Automobile, prima auto al mondo concepita in, completamente in fibra di carbonio, con scocca monocellula chiusa, e oggi diventata una delle, diciamo, delle prime auto al mondo fatte in carbonio, direi la prima, che ha dato vita a tutte le auto attuali, che sono strettamente, per via della leggerezza e robustezza, un sintomo di tecnica e tecnologia. Qui l'abbiamo presentata per i 30 anni del marchio, l'abbiamo presentata appunto anche come la prima auto con parti costruiti in Piemonte, in quanto mi sono avvalso della collaborazione di Guglielmo Bellasi, che ha creato sia la prima e continua a farle con noi ancora oggi, dove con il marchio BRC abbiamo dato vita a un nuovo prototipo a energie alternative, a GPL monofuel, realizzato in collaborazione con il BRC Racing Team. Contentissimi di essere a Torino, che rappresenta sia una festa per l'ASI, per le macchine storiche, ma anche una vetrina, come si sta vedendo, di tecnologia che si sta portando avanti e sempre sarà, penso, un classico nel mondo dell'auto. Queste importanti federazioni mondiali desiderano proprio in questi anni sottolineare che c'è un'interazione importantissima tra il motorsport e anche l'auto di uso comune quotidiano, quindi un'attenzione all'ambiente. Infatti gran parte delle corse si stanno evolvendo sicuramente verso una riduzione dei consumi energetici, anche la Formula 1 allo stesso modo, perché partiranno delle regolamentazioni dove limiteranno la grandezza del serbatoio. Già nel campionato FIA GT lo abbiamo limitato a 120 litri, quindi vi ricordo che limitando la quantità di combustibile limitiamo l'energia e quindi dobbiamo fare motori più efficienti, più performanti e meno inquinanti. Per quanto riguarda l'Italia, la XAI ha varato già da 3 anni un campionato con cui si corrono con macchine alimentate a combustibili gassosi. Noi siamo l'unica federazione al mondo che ha varato delle regolamentazioni di questo tipo, quindi rispettose dell'ambiente. Abbiamo un campionato mondiale che riguarda vetture ibride, quindi con grandissimi risultati tecnici, performance e anche appunto riduzione enorme dei consumi, e dal 2014 partirà come FIA un campionato di Formula E, quindi una monoposto a ruote scoperte di grandissime ed elevatissime performance, pari a un Formula 3, alimentata solo in modo elettrico. Questa sarà proprio l'evoluzione massima, proprio perché oggi, grazie alle batterie al litio, si possono ottenere performance enormi con un'efficienza motoristica elettrica che non ha paragoni con quella endotermica. Quindi vorrei cogliere questa occasione per ricordare che queste federazioni stanno lavorando di pari passo con la Comunità Europea e anche con gran parte degli altri stati mondiali, proprio per portare un motorsport molto più efficiente e nello stesso tempo rispettoso dell'ambiente. Consideriamo anche che tutte queste evoluzioni poi ricadono quasi immediatamente sulla produzione di serie. C'è una grandissima iterazione che si sta verificando in questi tempi ed è importantissima proprio per non vanificare quello che il motorsport ha insegnato e sempre insegna in questo momento. Quindi Matteo, dicevamo, tu c'eri? Sì, siamo stati così, per visitarlo come semplici appassionati, grande manifestazione, punto di riferimento in Italia, prima di tutto per le auto storiche, per tutti gli appassionati di auto storiche stradali e da gara,
e da un paio di anni sta diventando piano piano anche un punto di riferimento per le auto da gara, per i team che hanno auto da gara, per gli appassionati di rally. È una manifestazione che sta crescendo, già grande, ma sta crescendo ancora di più, conosciuta anche all'estero, grandi risultati. Ah, quindi il tuo bilancio, diciamo, è assolutamente positivo? Assolutamente positivo, visto da fuori, tantissima gente, tanti curiosi, è sempre bello vedere nuova gente che magari si avvicina a questo mondo. Bene, possiamo dopo, diciamo, questa analisi, questo commento su Automoto Retro, abbiamo visto anche le bellissime immagini dall'emittente Rete 7, noi torniamo a noi, quello che, diciamo, più ci interessa nella nostra intervista, che è appunto il Lange Rally Meeting. Dicevamo, cliccando sul vostro sito appare proprio il flyer, possiamo dire, la locandina. Esatto. Si vede subito che l'evento sarà diviso di fatto in due momenti distinti. Partiremo al mattino con un corso avvicinamento rally, quindi un corso per gli appassionati che vogliono avvicinarsi, entrare più all'interno del rally, conoscerlo più da vicino con i regolamenti, la sicurezza e tutto quanto sta intorno. Ci sarà il grandissimo pilota astigiano Luca Cantamessa a fare da maestro, diciamo, in questa veste di insegnante, e introdurrà tutto quanto dal punto di vista del pilota, come funziona il mondo del rally. E allora io direi, visto che di Luca Cantamessa si parla molto, noi l'abbiamo anche notato, i media astigiani, ma in generale del sud del Piemonte, dedicano anche ampio spazio a questo campione che inizia a avere un curriculum. Campionissimo, negli ultimi anni ha avuto qualche apparizione in meno, comincia ad avere qualche annetto in più, adesso so che sorriderà anche lui. È un grande campione, uno dei più grandi campioni che ha avuto il Piemonte in fatto di rally negli ultimi anni, è stato diversi anni uno degli attori principali del campionato italiano, con diverse macchine, sempre molto spettacolare, molto simpatico, chiunque lo conoscerà sarà d'accordo, un grandissimo. Io direi andiamo a vederlo guidare, allora questo è l'equipaggio storico, direi Cantamessa bollito, su Peugeot 207, video tratto da FCM video, entriamo dunque in un abitacolo da rally, lo faremo spesso nel corso della nostra intervista. Anticipa sinistra 5, stringe 30, non tagliare sinistra 4 più più, in non tagliare destra 4 più più, rotaia 30, dosso dritto e sinistra 4 più più, stringe in taglia destra 5, rotaia in sinistra 6, 50, sinistra 6, in destra 5, in sinistra 4, corta per taglio preciso destra 4 media, rotaia in anticipo a sinistra 3 più più, rotaia 30, non tagliare sinistra 5, in non tagliare destra 3 meno 30, sinistra 3 più, 20, apre 5, in sfiora destra 5, 100, non tagliare destra 3 meno, rotaia, 40, tornante sinistro chiude, attenzione molto sporco, 50, destra 5 chiude in versione dietro al palo, 40, tieni sinistra 6, in destra 6, 40, chiude 5, per anticipo a sinistra 4 più, apre, 30, destra 4 più più, 40, anticipo a sinistra 3 media, per destra 5 su dosso, 20, chiude 2, in sinistra 6, 100, destra 6,
anticipa a sinistra, 4 apre, lunga lunga, 70, destra 5, invia a sinistra 1, sporco, 50, sinistra 6, per destra 5, chiude subito 3, più sporca, per sinistra, destra 6, intorno antesinistro, per destra 5 lunga, chiude 4, più sfiora, sporca, apre lunga e apre 5 su dosso, taglia, rotaia, 20, sinistra 3, più veloce, chiude e taglia, destra 3, 30, destra 4, più lunga, chiude, per sinistra 2, più 30, destra 2, più lunga e sinistra 2, meno, chiude lunga, per destra 4, 20, sinistra 2 più lunga e destra 3, rotaia, per sinistra 5, in destra 4, più, apre 5, lunga su dosso, in sinistra 6, in destra 5 non tagliare, e sinistra 5, due tempi lontani, in secondo chiude su dosso, in destra 5, due tempi vicini, in sinistra 5, meno chiude, 40, taglia destra 5, 50, taglia dosso in destra, per sinistra 5, 30, molta attenzione, sporco, taglia addosso in sinistra 4, corta, e destra 5, per attenzione sinistra 2, più sporca, per destra 4, più rotaia, apre lunga, 50, taglia preciso, destra 5, rotaia, 50, a rosso, destra 4, più, per sinistra 3, in destra 1, chiude rotaia, per taglia preciso, sinistra 4, lunga, chiude, in destra 2, meno, per sinistra 2 scivola, in destra 2 corta e taglia, destra 3, in sinistra 3 due tempi, taglia secondo, e sinistra 3 corta rail, apre 4, taglia rotaia, in destra 3 veloce, per sinistra 5 lunga, in taglia destra 4 più rotaia, 30 taglia preciso, sinistra 2 più sporca, 20, attenzione destra 2 sporca, per sinistra 5, Cantamessa Bollito, dunque equipaggio al rally di Acqui Terme, lei e sua moglie, mi dite, tra l'altro. Esatto, compagni nella vita e compagni di abitacolo. Che è sempre bello, tra l'altro, quando succede. Condividere tutto. Esatto, esatto. Niente, voi c'eravate, tra l'altro, meglio, c'era il nostro prossimo ospite. Ci sarà, sì, era come ha detto la sicurezza, controllare la sicurezza lungo la prova speciale, un ruolo fondamentale per i rally, perché la sicurezza è un punto molto importante e dopo, fondamentale. Infatti avremo modo di approfondire dunque con le immagini del campione Luca Cantamessa, protagonista assoluto, dicevamo, al Langerelli Meeting. Noi proseguiamo per la seconda faccia, diciamo, dell'incontro. La seconda parte dell'incontro sarà la parte saliente, il vero main event della giornata, con ospiti tutte le associazioni e tutte le organizzazioni che organizzano appunto rally in Piemonte. Abbiamo ben 10 associazioni diverse che dal nord Piemonte, quindi da Biella, Novara, fino al sud Piemonte, organizzano rally, una manifestazione che è primo anno, quindi siamo molto orgogliosi di essere tra virgolette i primi a organizzare questo. Tutti ospiti, ognuno presenterà le proprie gare per l'anno in corso, con curiosità e tutte le informazioni per chi fosse interessato a partecipare, per vedere tutto quanto. Diciamo un raduno anche molto di organizzatori, cioè di chi lo porta avanti. Esatto, esatto, degli attori principali che fanno sì che il rally avvenga, che vanno da chi partecipa, chi è in macchina, ma anche chi organizza. Organizzare un rally è un impegno grandissimo, ci sono grosse risorse economiche in ballo, si è sempre lì a cercare sponsor, a cercare di far proseguire la passione e gli eventi, è un grande impegno sotto tutti i punti di vista. Senti, dovessi riassumerci un po' come nasce un rally? Dall'idea di base fino a... L'idea di base parte da... trovare le strade, diciamo, trovare strade che siano adatte al rally. Non tutte le strade si adattano e soprattutto negli ultimi anni è difficile trovare strade che si possa chiudere al traffico e che siano adatte a livello di sicurezza, a livello di percorso come da praticare, che siano adatte per il rally.
Il primo punto è quello, di lì in avanti si prosegue cercando le risorse economiche per stare dietro a tutta questa macchina che per un giorno impegna di fatto la zona in cui si corre il rally è di fatto off limits, dedicata interamente a questo rally. E dovessi dirci quali sono i principali appuntamenti del 2013? Io ho visto che sul vostro sito ce n'erano due fondamentalmente. I due sono organizzati dalla nostra associazione, diciamo sono un po' degli eventi collaterali, non sono delle vere e proprie gare. Le gare salienti partiremo a marzo a Canelli con la ronda dei Colli del Monferrato, primo vero appuntamento come gara del Piemonte, e si proseguirà con ben 23 eventi durante l'anno. Evento saliente, se vogliamo così definirlo, è il Valli Cuneesi, che si corre a Dronero, è nella zona di Dronero, che fa parte del campionato IRC Cup, un campionato a livello nazionale in cui si potranno vedere all'opera le mitiche URC, le auto di punta a livello mondiale, molti piloti fuori regione, anche dalla regione. La gara più importante, poi ce ne sono tantissime, si possono trovare diverse informazioni su internet, ce ne sono quasi una a settimana, se così vogliamo dire. Poi abbiamo un po' di passaggi dal Rally Valli Cuneesi, anche il pubblico ai margini della strada, possiamo magari goderci un po' qualche rombo di quella che, come dicevi, è una delle principali eventi motoristici per tutto il Piemonte per il 2013. Poi abbiamo anche qualche incidente. Qualche incidente capita sempre, sì. Qualcosa succede. Tantissima gente, tutta questa gente dimostra quale sia l'evento, che sia un evento di così richiamo anche per appassionati fuori dalla regione. Così tanta gente, diciamo, si vede poche volte a bordo strada ultimamente. Senti, io sto notando, vedendo queste immagini, macchine un po' di vari tipi, di vari modelli, sì, case automobilistiche. Ecco, adesso colgo la palla al balzo per chiederti una cosa. Parlo un po' così, io non sono espertissimo di rally, ma mi sembra che in Italia l'interesse sia leggermente scemato e a microfoni spenti tu mi dicevi che c'è un motivo principale e ne vorrei parlare e a proposito mostrerei qualche immagine di un mito assoluto dei motori italiani e vedo che sei d'accordo tra sicuramente. L'altro. Un po' di nostalgia dunque. Tanta nostalgia web. Per un ambiente che purtroppo non c'è più, lo possiamo solo rivivere nei filmati d'epoca, bellissime macchine, tantissimi appassionati a bordo strada, grandi piloti italiani che vincevano, correvano nel mondiale e lei la mitica Delta. Io direi godiamoci 30 secondi di rombo e poi torniamo su questo argomento. Un momento un po' thrilling, in effetti abbiamo voluto parlare di Langhirelli Meeting apposta perché voi sottolineate il tema della sicurezza. Diciamo che il problema col pubblico adesso è molto migliorato, ma è il motivo per cui per esempio è morta la Mille Miglia, 9 vittime di cui 5 bambini nella storia purtroppo, sono successe. Purtroppo la storia dei rally è anche questo, anche incidenti purtroppo gravi sia per il pubblico che per i piloti. Diciamo si è fatto tantissimo dal punto di vista della sicurezza. La gente non è più sistemata un po' ovunque come succedeva negli anni 90, si è fatto tantissimo per posizionare la gente in posizioni sicure. Un po' purtroppo è dovuto al fatto che ci sono molti meno appassionati a bordo strada, ma in ogni caso per la sicurezza si è fatto dei grandissimi passi avanti. Diciamo che parlando di Lancia Delta, dicevi a microfoni spenti, una volta si identificava i rally con la Lancia Delta. In Italia soprattutto la Lancia era, diciamo, il traino a tutta la specialità.
ha fatto diventare la Lancia famosa nel mondo, i rally proprio in quegli anni lì sono diventati un fenomeno quasi come la Formula 1, erano seguiti a livello mondiale, c'erano passaggi in televisione, proprio grazie alla Lancia così impegnata a livello mondiale e anche italiano. Allora, noi siamo alla conclusione della prima parte del nostro spazio dedicato all'Angherelli Meeting. Ricordiamo ancora Barolo 23 Barolo febbraio. Barolo 23 febbraio presso la cantina Terra d'Avino, una splendida location. Per gli non super appassionati ci sarà la possibilità di visitare la cantina, che può essere un ottimo link. La zona la conosciamo tutti, è stupenda, merita di sicuro il viaggio. Tutti invitati, per chi è interessato al corso si può informare sul sito e ci può contattare, altrimenti dal primo pomeriggio vi aspettiamo tutti presso la cantina dalle 15 circa con un aperitivo finale in finale di serata, così da assaggiare anche qualche prodotto che la cantina ovviamente ci offrirà. Siamo lì per quello anche. Visto che l'enogastronomia delle Langhe, una delle eccellenze del Piemonte, viene sempre fuori, viene fuori naturalmente anche in questo caso il connubio eccellenze prodotti e sport. Fa sempre piacere, è sempre molto bello. Molto capita. Bello, certo. Adesso, come tramite, diciamo, trade union tra questa e la prossima intervista, Astirelli presenta questo che andiamo a vedere, il 2012. Il 2012 di rally, un po' di filmati, un mix del meglio dei rally di quest'anno, in Piemonte non solo, fatto da Marcello di Astirelli. Una bella presentazione a quella che è stata un po' la stagione quest'anno. Marcello, con cui...